Siediti, per favore, siediti. Che c'è? Credo di avere bisogno, ho bisogno di parlarti. Sì. Credo di avere bisogno di andare via per un po'. Andare via? Sì. Perché? Per riflettere su tutto questo. Hai bisogno di andare via? Sì. Ne hai parlato con Richard? No. E allora, chi ti ha aiutato a prendere questa decisione? L'ho presa da solo. Con l'aiuto di chi? Senti, non serve a niente denigrare o parlare male del mio rabbino. Serve a me. Io vorrei che tu capissi. E allora dovrei spiegarmi. Io ho bisogno di... Trovare conforto, giusto? No, io ho bisogno... Di toglierti dalla mischia. Ho bisogno di ritrovare pace, ho bisogno di silenzio, ho bisogno di ritrovare un po' di saggezza. Per quel ragazzo? Sì. Tutto è cominciato con lui. No, che non è così. Ti prego, non ricominciamo. Non è così. I tuoi studi ebraici che ti tengono occupato. Il penitente è questo psichiatra che ha subito un torto mediatico terribile e che si chiede perché debba subire tante angherie solo per il fatto che lui persegue una verità, o meglio, segue il suo giuramento, il giuramento di Ippocrate, che gli impedisce di rivelare le conversazioni fatte col suo paziente. Perché ha deciso di interpretare questo ruolo? È un testo molto attuale. Mamet è un autore molto importante per me, che parla di quello che è il circo mediatico giudiziario di cui siamo tutti vittime. Vedo che anche oggi Travaglio, che è sempre stato uno filo magistrati, stamattina si è svegliato e ha fatto una serie di improperi verso la magistratura, secondo me anche sbagliando, perché è pieno di gente per bene nella magistratura, però purtroppo ormai la stampa è spesso arriva prima dei magistrati, creando dei problemi alla magistratura, e questo si accavalla e uno è distrutto dalla stampa prima ancora di aver subito un processo. La stampa, i giornalisti, i nuovi sacerdoti della comunicazione. Hanno scritto di te in modo così spregevole. Sono soltanto uno dei tanti nella loro lista, perché no? Perché l'hanno pubblicato? Perché è una notizia tossica, una notizia denigratoria. Sembra che ce l'abbiano con te. Perché non ti sembra sia così? Perché dovrebbero? Nella natura umana. Cosa? Diventare cattivi quando si ha paura. E saggezza, questo? Credo di sì. Perché Richard vuole parlarti? Immagino si tratti di... degli aspetti legali di tutta la faccenda. Che riguardano una dichiarazione. Quale dichiarazione? Non lo so, quali sono questi aspetti legali? Ma l'hai letto? E per quello che hai scritto? Ma io non l'ho mai scritto. Non hai mai scritto quello che hanno detto? Ma certo che no. Quanto la stampa al giorno d'oggi influenza la società? Credo, ahimè, nulla ormai. La stampa non cambia nulla, perché è diventato un chiacchiericcio, quello che chiamava Karl Kraus negli ultimi giorni dell'umanità. Una specie di balbettio, un balbettio di uomo ubriaco. Cioè, magistratura e stampa, perdendo di legittimità, perdono anche credibilità, per cui la gente non si fida né dei giornali né del sistema giudiziario. Questo è molto grave, perché quando questi due elementi fondamentali, perché la stampa, chi scrive sui giornali, chi fa le interviste in televisione, è un sacerdote della comunicazione, cioè deve, non so come dire, custodire quella che Eraclito chiamava Alete, una verità almeno ipotetica. E nei tribunali è la stessa cosa. Quando questo scompare, la gente vota per i populismi e per l'imbecillità e i paesi cadono nelle dittature. Queste sono le curve di Gauss. Si ripete nella storia, e la storia si ripete purtroppo. E alla società di oggi cosa manca? Manca innanzitutto... diciamo alla società italiana, io parlo del paese in cui vivo, manca una responsabilità morale e civile, dovrebbero reinsegnare educazione civica nelle scuole, seriamente, la buona educazione, la lingua italiana e soprattutto far sì che i ragazzi credano che sia possibile fare una carriera per meritocrazia, non perché sia amico di un politico o perché entri nella mafia, nell'andrangheta o nella camorra. Un paese che perde questa credibilità deve dare poi redditi di cittadinanza, cioè deve mantenere persone per non fare un beneamato cazzo dalla mattina alla sera
Ma questo reddito di cittadinanza è terribile, non tanto per... ma è terribile perché mi raccontava un grandissimo imprenditore che investe molto nel sud, che i ragazzi si fanno due calcoli, cioè meglio lavorare per 800 euro o prendere il reddito e guadagnare altri 500 in nero. Presto fatto, la gente sta a casa e raffazzona qualcosa per andare avanti a vivere. Questo è terribile perché riduciamo le nuove generazioni a una specie di branco di eunuchi incapaci di avere dignità del lavoro, non diritto al lavoro, la dignità del lavoro. Anche pulire un cesso è dignitoso se vieni pagato. Io sono cresciuto, ho iniziato la mia carriera pulendo i cessi dei bar e servendo ai tavoli, ma non ho mai pensato che fosse un lavoro privo di dignità. Era il lavoro, era quello che la vita mi offriva e passo a passo ho fatto una carriera con fatica. Che tipo di impegno è stato analizzare e studiare un autore come Mammoet? Enorme, è un testo molto, per usare un termine ebraico, visto che raccontiamo di un autore ebreo, di un traduttore ebreo, di un attore ebreo, di un testo. È un testo molto talmudico, ogni parola va studiata, va calibrata, perché Mammoet scrive sempre contemporaneamente due testi, le parole che leggi e il sottotesto. In questo caso il sottotesto è fondamentale. Queste sono le caratteristiche che deve avere un autore per una messa in scena? I grandi autori come Chekhov del, diciamo, del Novecento, gli autori del fine 800 e Novecento, cioè gli autori che sono passati dall'endecasillabo a una lingua più parlata, Strindberg o fine 800 Ibsen, prevedono un sottotesto. Shakespeare lo prevede comunque, ma diciamo aiutato da una lingua molto immaginifica, no? L'Aurora con le dita fragili accarezza le dita degli alberi. C'era già del cinema, con le immagini vedevamo delle immagini. Nel momento che una scrittura diventa criptica, come lo già in parte Chekhov è molto difficile da leggere, soprattutto le commedie, perché è fatto di silenzi, di non detto, allora devi metterci una grande anima dentro. Sul palco con lei c'è Lunetta Savino, che intesa avete? Ottima, questo è un testo che non si può fare se non è come un quartetto di Schubert, è come fare la trota di Schubert, ci vogliono quattro musicisti strepitosi. Tu dovrai condividerlo con me. Cosa? Il trauma. Per questo vuoi che lo capisca? Perché io devo proteggerti. È questo che dice il tuo rabbino? Mi stanno distruggendo la vita, mi stanno linciando in modo del tutto inappropriato e credimi, la cosa sta diventando molto preoccupante. Io, quando quel ragazzo è uscito dal mio studio, quando ha fatto la strage, quando ha ucciso tutte quelle persone, io ero devastato e avevo bisogno di cercare saggezza e così mi sono rivolto al mio rabbino. Che cos'è la saggezza? La saggezza è cercare saggezza. Lui non ti può aiutare con la legge, no. Solo con la saggezza. Credo di sì. Che rapporto ha con l'Abruzzo, visto che ha devoluto gli incassi dei primi due spettacoli ai terremotati? Beh, sono molto orgoglioso uno di averlo fatto, perché molti politici anche che hanno tolto soldi all'Eliseo dicendo che li davano ai terremotati non sono mai arrivati, per cui mi piacerebbe ricordare che gli abruzzesi ricordassero a quella senatrice, vicepresidente del Senato, che ha detto non do i soldi all'Eliseo perché li do ai terremotati, se li sono messi in qualche altro capitolo di spesa, perché in Abruzzo non sono mai arrivati. Io nel mio piccolo... due incassi dell'Eliseo sono arrivati qui, li abbiamo dati, è un rapporto che ho effettivamente perché Lalli Persiani era una persona che lavorava con me, un abruzzese, e mi ha fatto imparare ad amare l'Abruzzo quando me lo raccontava, quando me lo faceva vedere, quando sono venuto tante volte all'Aquila, a Teramo, in tante occasioni di spettacolo. È una terra meravigliosa, molto faticosa. Ho fatto adesso un film con Marco Risi, infatti l'ho girato qui ad Atri, si chiama Aquila, Grandi Speranze, in cui faccio un cattivo. Un cattivo complesso, nel senso uno che non crede verrà mai rifatta l'Aquila e vuole fare un'Aquila 2 vicino, una nuova Aquila. E ho scelto quel ruolo perché è un ruolo secondo me molto interessante, perché al di là delle balle raccontate dalla politica e dalla processione che vedo qui, è venuto anche Obama, credo, no, in Abruzzo a fare la sua processione, non so, è venuto chiunque in Abruzzo. È come quelli che andavano al Valle a Roma per farsi vedere che era rivoluzionario in un teatro che è morto, distrutto da un gruppo di cretini. Qui hanno fatto la stessa cosa, cioè tutti venivano qui perché il terremoto, mi ricordo, spostarono dalla Maddalena il summit all'Abruzzo perché mediaticamente serviva, no? Per cui chi non è a favore di chi ha subito una tragedia? Il problema è che poi le tragedie
Non sempre si riescono a risolvere. Il problema dell'Abruzzo, io ho tanti, il mio presidente Gianni Letta dell'Elisio è un abruzzese doc. E il problema è che risolverli poi non è facile, perché questa è una terra, l'Italia è una terra di terremoti. Questa è una arteria terribile dove i terremoti continuano a venire, per cui bisognerebbe fare un progetto di tale entità da permettere di fare tutto antisismico e sicuramente non in pietra. Io ho vissuto tanti anni a Los Angeles, dove da 40 anni tutti, da sempre, ma nei 40 anni ci ho vissuto andando e tornando, ogni tanto balla tutto e tutti pensano che la California scivoli nel Pacifico, no? La famosa faglia di Sant'Andrea. In realtà io ho preso i terremoti forza 8, forza 7 e non è successo nulla, perché sono tutte case in legno, per cui cade qualche piatto, ma in realtà i danni sono risibili. Ne ho presi di terremoti. Qui c'è un problema, che è una meraviglia di zona, però soprattutto piccoli comuni costruiti con tecniche antiche. Non a caso rase al suolo già in vari terremoti.